preparato, ci avevo pensato di preparare una cosa sulla morte, ma guarda che baila il tip-tap. Poi stasera non c'è. Sono abituato, quando penso una cosa su una ragazza poi di solito lei non c'è, fosse anche la morte. Allora facevo due cose più leggere che c'hanno nel titolo, uno nel titolo c'è la liseuse e l'altra c'è una fetta di brie, quindi la terra ferma. Partirei con la liseuse, vorrei essere soltanto sicuro, dato che ci sono queste parole un po' difficili, che voi sappiate che cos'è una liseuse. Sapete cos'è una liseuse? No. La liseuse è quella cosina di maglia che mettevano le nonne andando a letto, cioè per stare nel letto ma un po' sveglie, così adesso no. Qualcuna di voi la usa, no? Poi che cos'è una dormeuse? La dormeuse è un mobile che qui alla caduta ci starebbe abbastanza bene, perché uno si stende e magari leggere poesie un po' come un triclinio. E poi forse anche un quadriclinio, esageriamo. Il serpapier, detto anche in piemontese serrapapier, è quel mobiletto con tutti i cassettini, si mettono documenti piccoli, 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 ma non ha molta importanza. E infine, forse la cosa più importante, l'entraîneuse, quella sono sicuro che sapete, è la lumeuse. La lumeuse è molto usata in Francia, si usa un po' anche in Italia. La lumeuse, comunque, per dirla un po' terra terra, è quella che te la fanno usare ma non te la dà mai. Mia nonna si metteva la liseuse, la ricordo assai brutta, triste e sciatta. C'è in ogni donna un poco di allumeuse e forse anche un poco di gatta morta, che non so cosa significa. Nell'uomo pure c'è un po' di allumeur, forse, ma credo meno. A una magnifica donna per ritrovare del bonheur, l'uomo vuol fare almeno qualcosina. Mia nonna mi sgridava se lasciavo polpa attaccata al seme di susina, per via dello sprecare. Io lo succhiavo, ma ne restava sempre. Ero in difetto, e nonne, e donne, e gente in generale pareva che volessero un perfetto me, che a me, tuttavia, suonava male. Mia nonna si metteva la liseuse, io mi bevevo un poco di gazeuse, e forse già sognavo un'entraîneuse nuda sensuale sopra la dormeuse, che stava chiusa nella sala scura tra l'alta cristalliera e il serpapier, che nel pensier rinnova la paura. Vedo che capite. Mi insegnarono molti savoir-faire, però nessuno della mia misura. A tutto il mondo un po' la liseuse mi affascina, ma c'è una serratura di cui non ho la chiave. La liseuse sarà finita in qualche cassapanca con tutto quell'inutile ciarpame. Ora son vecchio e ancora non è stanca la mia voglia d'amore, ho ancora fame. Questo non ha particolari difficoltà linguistiche, invece. Non si può andare avanti così, a tagliare le fette di brie. Mi hanno fatto questa canzoncina il macellaio e il pescivendolo. Dice e sorride la ragazza seduta al ristorante pizzeria cinese con tre amiche. Lavora al banco di salumi e formaggi di un mercato all'aperto. E racconta. Metto il banco alle 6:30 e alle 7:15 arriva già la vecchietta. Mi dà un etto di cotto. Ma c'hai 80 anni, ma perché non vieni a mezzogiorno? E poi vuole anche il latte. No, signora, il latte non c'è. Quello del latte passa alle 9. Ride. Ha il viso fine, i capelli lisci, castani e le labbra sottili. Ce n'è che mi fanno sclerare. Poi il sabato, che devo stare anche il pomeriggio, non ne posso più, allora certe volte urlo «Venghino, venghino, che c'è il salame bello!» Così mi sfogo. Fai come se fossi al mercato, dice l'amica, e ridono insieme di nuovo. Ma il macellaio, gliela faccio io la canzone, lui che taglia le fette di vitello. E davanti c'è un marocchino che vende la frutta. E alle 6 del mattino c'è già la Moretti, quella da 66 cl, sai. Non sta mai zitto. Mi ha detto che è diventato padre. Gli ho fatto i complimenti
E lui ha detto che no, se l'era inventato. Che bisogna inventarsi le cose per stare sul mercato. Poi in tono più basso. La Miriam non ce l'ha più fatta. Ha dovuto lasciare il lavoro. Lì, se non sei forte, scleri troppo. Il giovedì c'è quella delle magliette che mette il banchetto proprio attaccato al palo della luce e va avanti tutto il giorno a battere sul palo con una spranga di ferro. Forse, dice l'amica, per attirare i clienti. No, 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 ribatte lei, lo fa proprio per rompere i coglioni. Ridono e finiscono la cena. Io finisco la mia pizza, mi alzo, pago il conto, esco, canticchio nella mente. Non si può andare avanti così, a tagliare le fette di brie. Un poco innamorato, ma tranquillo. Salgo in casa per fare il mio mestiere, guardone e parassita, le racconto.